Un saluto a tutti a Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Clash of Clans, perché era un po' di tempo che non portavo proprio Clash of Clans, ma prima di iniziare volevo andare a salutare tutti gli area Splatoon in cui sono entrato in Clash of Clans e che mi ha accolto bene e soprattutto mi ha donato una valanga di truppe molto più forti delle mie, che mi sono state utilissime finora, quindi li voglio anche ringraziare. Poi volevo segnalare che ho portato il Re Barbaro a livello 2, perché il centro del villaggio, il municipio, l'ho portato a livello 7 da qualche giorno e quindi la crescita procede serena, diciamo, senza troppi intoppi, anche perché di risorse alla fine non sto avendo problemi fino ad oggi, perché mi serve tantissimo elisir per portare su questa caserma e prendere e sbloccare i draghi che vorrei sbloccare, perché ho visto che sono potentissimi. Quindi andiamo un po' a vedere questo attacco, sperando che vada bene. Ho fatto un esercito un po' diverso dal solito. Ho fatto questo qui praticamente, sì, per gli attacchi. Questo speriamo Funonzi, e quindi andiamo un po' a vedere. Beh, ragazzi, direi che questo, cioè, ci sta tantissimo. Ha un cannone a costruire, cioè ha fatto tutto quanto tipo malissimo. E ha un boato di risorse, 1600 nero. Quindi, cioè, davvero tanta roba. E quindi lo attacco sicuro andando a indebolire qui, diciamo qui, in modo che sfondiamo un po' prima. Poi mettiamo loro tutti insieme, il re dietro. Poi facciamo così, li metto. Ok, allora, vita, uso anche rinforzi perché questo è un attacco davvero importante. Facciamo così, appena butta giù quello, ci piazzo anche gli sgherri. Ok. E vediamo un po' quanto riusciamo a rosicchiare di questo attacco. Vediamo un pochettino. Dai, con l'oro nero. Mannaggia. Se ne sono andati tutti di lato. Beccate questo oro nero. Becco 50 a freccetta, dai. Beh, le risorse alla fine le sto prendendo. Diciamo che le stiamo prendendo. E qui stiamo riuscendo a prenderci anche l'oro nero con questi tre moschettieri. Quindi dai, siamo al 60%, già impolpate un bel po' di risorse, devo dire un bel po'. Non è andato male per niente questo attacco, per niente. Soprattutto non penso che ce la faranno, ma forse sì, in 1 minuto e 21 ci riusciamo a beccare anche la seconda stellina con il castello, chissà. Ok, ci siamo riusciti, avanzano anche 30 secondi, però si mettono sulle mura e quindi possiamo interrompere qui. 252.000 oro e 180.000 di elisir, 1600 elisir nero, cioè è stata una svolta epocale questa. Svolta epocale, davvero un super raid. Richiediamo le truppe. Quindi, dopo questo attacco, direi proprio non male, possiamo andare nel villaggio secondario e spararci almeno uno o due attacchi qui. Allora, vediamo un po'. Potenziamo e andiamo un po' a vedere chi ci capita. Chi ci capita? Abbiamo difese qui. Io uso, ragazzi, solo sgherri. Molte volte mi trovo davvero bene. Si può andare. Si può andare, direi. Direi. Qui vengono presi, però qui no. Allora, questa volta, ma solo per questa volta. Lui qui. Uno di questi qua. E poi tutti gli altri sopra, gli sgherri. Vediamo un po' se riusciamo a tirar giù almeno un cinquantino. Dai, un cinquantino. Un po' bruttino, siamo a 30, ma gli sgherri sono già finiti. Quelle strutture messe bene hanno parato per un bel po', per un bel po'. Li facciamo così. Che cosa ci possiamo mettere? Il cannoncino in costruzione lo possiamo tirar giù. Quello va bene così. Questi ovviamente sono fuori dal range, no, questo proprio no.
questo sì. Che cosa possiamo beccare? Possiamo beccare magari questo. Così. Vediamo un po'. Forse è fuori dal range. No, range di tutto, però dai. Va bene così, ultimo qui. Ultimo soldatino per un 60 rubatissimo, va bene. Dai, va bene. Ci sta. Sta, vediamo quanto ha fatto il nostro avversario. Ti prego, dimmi che ho vinto. Yeah, perfetto. 49 soltanto si è fatto. Becchiamoci al volo un attimo il suo replay. Suo replay. Caduto nella trappola. Mamma mia, vabbè, cioè, dai. Cioè, come l'ha fatto il 59 poi? Un kamikaze. Si è riuscito però anche a prendere il centro del villaggio. Ok, perfetto. E quindi direi che per questo video di Clash of Clans è tutto, ragazzi. Se volete che continui a portare Clash of Clans, lasciate un bel like, un commento e ci vediamo come sempre nel prossimo video. We'll be right back.